Esordienti bimaschili pronti a partire? Sempre con il medesimo percorso degli esordienti B femminili, quindi ragazzi nati nell'annata 2002-2003, e successivamente passeremo agli esordienti A, che faranno sempre un giro unico ma un po' più lungo, quindi andranno a coprire una distanza di circa 600 metri, mentre i ragazzi che sono a partenza adesso effettueranno il solito giro da circa 400 metri. Giudici ed organizzatori a posto, ed è partita anche questa gara degli esordienti B maschili, quindi ragazzi nati nelle annate 2003 e 2002. Partenza decisissima di questi ragazzi, notevole anche il numero dei partecipanti, quindi assisteremo a gare sempre più avvincenti. Prima curva per i ragazzi, con già le prime tre posizioni, una caduta che non pregiudica assolutamente l'integrità fisica dei ragazzi, ma ha completamente sconvolto la classifica del secondo e del terzo posto, mentre vediamo che se ne avvantaggia l'atleta in testa per affrontare la prima salita già in solitario. Salita in solitario per l'atleta in testa, che però viene rintuzzato dal gruppo che sta rientrando notevolmente, pronti ad affrontare il rettilineo opposto a quello d'arrivo. Vediamo che il secondo e il terzo atleta non vogliono mollare. Il primo atleta in testa non smette di correre, ma dietro arrivano di gran carriera. E sono in tre di seguire. Quando affrontano la discesa e sono già addosso al primo. Ormai preso il primo atleta, è una partita a quattro. Partita a quattro, l'ultima curva. Ecco la teta Calcestruzzi Corradini in testa, che sembra avere la meglio, ma non è detta l'ultima. Rettilineo d'arrivo, quindi gran volata finale. Gran tifo, rettilineo d'arrivo completamente di erba, quindi è possibile spingere senza aver timore di cadere. Ed è un photo finish per il secondo posto, direi. Benissimo, i nostri giudici prendono le classifiche finali per questa categoria esordienti B maschili, mentre sulla linea di partenza abbiamo già gli esordienti A femminili, quindi ragazze nate nell'anno 2001 e 2000. Attenzione questa, perché il percorso qui cambierà leggermente e le nostre ragazze degli esordienti A femminili dovranno effettuare più strada, quindi circa 800 metri. Circa 800 metri di un giro unico, quindi un giro con due saliscendi che allungherà la distanza da 400 a 800 metri, quindi molto più duro questo percorso.